Qualche chicca, qualche settore. Sì, possiamo sicuramente prestare attenzione a... Nel 2024 praticamente ogni mercato è ai suoi massimi storici. Le borse americane, Bitcoin, carte collezionabili di Pokémon e One Piece. Persino la borsa italiana ha raggiunto livelli che non si vedevano da pre-crisi del 2008. Ma come si suol dire, i veri soldi si fanno investendo quando c'è il sangue per le strade. Allora dove dovremmo investire i nostri soldi adesso che i mercati sono tutti alle stelle? Lo chiederemo ai massimi esperti di finanza che oggi, proprio come noi, sono ospiti all'evento Investing Napoli, dove chi mi segue su Instagram sa che dovevo fare anch'io da relatore. Già 5-6 mesi fa feci un video all'Investing Roma dove chiedevo ai vari esperti come investire 1000 euro nel 2023. Solo che in questi pochi mesi è cambiato tutto, i mercati sono i massimi e si è fatto necessario capire dove investire adesso, se ha senso aspettare o se hanno qualche chicca da consigliarci. Perciò carissimi investitori, mettetevi comodi perché il video durerà un po', ma ogni singola persona intervistata era di alto livello e ha veramente offerto tanto valore. Alcuni di loro tra l'altro si sono esposti non poco dicendo esattamente quali sono gli asset che secondo loro sono da tenere d'occhio in questo esatto periodo. Quindi come al solito lasciate un like al video per supportarmi e iscrivetevi al canale lasciando la campanellina se non volete perdervi altri video come questo. Il primo intervistato, proprio come nel video della scorsa edizione, è Pietro Di Lorenzo, trader professionista, docente, autore e soprattutto organizzatore dell'evento dove ci troviamo qui oggi. Qualche mese fa ti abbiamo chiesto dove avresti investito all'epoca 1000 euro. Ora i mercati si può dire che sia cambiato tutto più o meno. Eh sì, innanzitutto grazie perché dopo 6 mesi ci vediamo, mi fa molto piacere, siamo in una location diversa ma è sempre un piacere stare insieme. E sì, è cambiato nel senso che c'è grande euforia, se ci pensi adesso sale un po' tutto, no? Vediamo gli indici sui massimi, l'oro sui massimi, Bitcoin sui massimi, insomma è un momento euforico. In questi momenti insomma non bisogna però lasciarsi, come dire, trasportare da questo entusiasmo generale, ma mantenere una certa freddezza. Io ripeto poi il concetto l'altra volta che la diversificazione secondo me è banale, ma è anche la soluzione migliore. Gli americani dicono non mettere tutte le uova nello stesso paniere, io confermo perché nonostante sia un concetto semplice credo che sia prezioso, quindi non mi lascerei prendere da facili entusiasmi, direi questo è il futuro e trascuro tutto il resto, ma spalmerei il mio denaro su tante asset class scorrelate. Del tipo? Farei un focus sulle commodities, in particolare sto seguendo il natural gas che dopo l'hype, sai, dopo la guerra in Ucraina è arrivato addirittura a $10, adesso siamo intorno a 1,60, secondo me è un prezzo carino per cominciare a comprare. Mi piace anche il wheat come commodity, il frumento che è sui $500 per me è ok. E poi niente, ci sono delle chicche che vanno un po' trovate, questo è il nostro mestiere, no? Cioè trovare delle storie interessanti, ad esempio Zalando, un titolo sui minimi che potrebbe aver senso seguire, insomma lo utilizziamo almeno una volta nella vita tutti noi. E poi lato cripto probabilmente attenderei un piccolo storno perché entrare così tirati mi fa un po' paura, però anche lì il piano d'accumulo sulle cripto secondo me è una cosa che funziona, cioè anziché fare il market timing secco che è difficile, compri un pezzetto alla volta e te lo tieni a lungo termine, può essere una strategia che premia sulla lunga. Si può dire che abbia sempre funzionato almeno con Bitcoin. Sì, Bitcoin non ha una storia sufficientemente profonda per dire che siamo sicuri, però l'SP500 mediamente ha avuto un rendimento dell'8%, quindi sì. Se banalmente compri ogni mese SP500, alla lunga capitalizzazione composta dei risultati straordinari. Ringrazio Pietro per i suoi preziosi consigli e soprattutto per averci fatto ricordare delle commodities, un settore di cui spesso noi investitori ci dimentichiamo a favore di altri mercati, ma che invece anche loro possono offrire grandi soddisfazioni. Ora passiamo a... Da Logero Selvaggio e faccio parte del team Italia Investing.com. Attenzione, investing.com, carissimi investitori. Adesso tu come ti sentiresti in questo preciso momento storico? Cioè dove secondo te bisognerebbe mettere i propri risparmi, i propri soldi? Guarda, io direi sempre, ovviamente in base alla linea temporale personale di ognuno di noi, sempre sull'azionario. Al di là dei massimi, se sei già investito aspetti eventuali ritracciamenti, perché ovviamente è fisiologico che il mercato prima o poi un meno 10, un meno 8% lo farà, e di conseguenza
senza aspettare i ritracciamenti per aumentare anche la posizione azionaria. Vanno a dire che vai a ridurre l'azionario perché si trova ai massimi. Beh, dipende sempre da dove stai partendo. Se stai partendo oggi è ovvio che devi aspettare, devi essere un attimo più cauto, perché come hai detto tu ci troviamo sui massimi storici, di conseguenza anche il nostro Fusimib, no? Dal 2008 che non si vedevano questi, stiamo risorgendo, no, dalle ceneri, e di conseguenza se partiamo adesso un attimo di attenzione, però poi sempre azionario. Tra l'altro, piccola chicca, Fuzimib è stata nel 2023 la migliore borsa. Esattamente. Dal 2023 la migliore borsa e da inizio 2024 anche. Quindi tu per azionario adesso come adesso aspetteresti una correzione, un piccolo ritracciamento per poi entrare? Ti sentiresti anche di dire magari quali settori, quali nazioni? Ovviamente USA. E vai sul sicuro. Andiamo sempre sul sicuro, l'S&P 500 tutta la vita. Letteralmente l'S&P 500 tutta la vita. E c'è gente che si è costruita un patrimonio. Sì, diciamo che il 90% delle persone ancora non lo sa, però questo è importante sottolineare, S&P 500 tutta la vita. Molto semplice. Quindi, come dice il buon Calogero, mai sottovalutare gli indici azionari e ovviamente la borsa americana, che per gli investimenti di lungo periodo vi fa dormire più sereni di un materasso Eminflex. Ma ora tocca intervistare Stefano Bargiacchi, Head of Digital di Directa, meglio conosciuto sui social come Prof Ste, che è colui che nell'intervista di 6 mesi fa disse esplicitamente: io farei un terzo Bitcoin, un terzo Ethereum e un terzo oro. Possiamo dire che ci hai preso? Sì, la performance è stata sicuramente interessante. Avevo detto metà Bitcoin, metà Ethereum, mi sembra. Hai detto un terzo Bitcoin, un terzo Ethereum e un terzo oro per... Quindi meglio ancora. Sì, è vero. Perché l'oro su Bitcoin e Ethereum smussa la volatilità. Ed è vero che ce n'è stata tanta, però casualità vuole che anche l'oro in questi giorni ha fatto i massimi storici. Ma proprio l'hai presi tutti, si può dire. Sì, ma non è casuale. Cioè il discorso era di un lavoro di lungo termine sicuramente, quindi non la scommessa, non la cosa di breve periodo. E quindi eravamo proprio alla fine di un percorso, eravamo appunto in ottobre, quando poi da lì è iniziata la risalita e tutto, ma era tutto un pochino scritto. Perché? Perché da un lato c'era l'approvazione dell'ETF Bitcoin, che non era cosa certa ma assolutamente probabile, e dall'altro un movimento in generale di positività e rialzista dopo quello che è stato il crypto winter e così. Però ti devo dire, a prescindere dal periodo e dal momento, per un investimento di lungo periodo tu rimaresti ancora così? Ritengo sì, che siano assolutamente delle scelte corrette. Soprattutto, e mi ero completamente dimenticato della componente oro, che appunto aiuta a smussare un po' gli eccessi sia nelle fasi positive che in quelle negative, quindi riduce la volatilità. Quindi ad oggi tu appunto a suo tempo avevi detto che era un investimento di lungo periodo. Sì, lo è ancora adesso, quindi diciamo farei hold in questo momento, soprattutto perché siamo all'inizio. Il mese prossimo ci sarà il famoso halving Bitcoin, di quella che io chiamo stagione 2024-2025, dove ci sono delle buone possibilità di crescita in generale. E in questo senso, magari tra un anno, sempre qui a Invest in Napoli, ragioneremo un attimo sul da farsi, quando prendere profitti magari. Sì, per evitare il prossimo crypto winter. Esatto. Quindi magari ribilanciare questo portafoglio ipotetico, e se tu hai voglia segna i prezzi di quel giorno, che io non mi ricordo sicuramente, e andremo poi, se sarai a Roma, a rivedere un po' come sta andando, e tra un anno secondo me sarà il momento di ribilanciare. Sì. Quindi il nostro Stefano aveva detto Bitcoin, Ethereum e oro 6 mesi fa, e possiamo dire che ci ha preso appieno, e continua a confermare la sua tesi anche ad oggi, consigliando di mantenere le nostre posizioni aperte fino al 2025, dove poi si valuterà quanto ribilanciare per evitare di beccarci il bear market in faccia. Parlando di Bitcoin adesso, abbiamo la fortuna di chiacchierare con uno dei pochi giornalisti competenti nel nostro paese su questo tema, e che da anni divulga Bitcoin sul Sole 24 Ore, con addirittura uno spazio interamente dedicato alle criptovalute. Sì, io sono Vito Lops, da 20 anni al Sole 24 Ore, dal 2002 conduttore del podcast Cripto, dedicato alle criptovalute, quindi seguo i mercati finanziari da tanto tempo. Possiamo dire che tu sei uno dei giornalisti più famosi anche per essere non oppositore alle cripto, ma che ne parli bene, insomma, uno dei pochi. Ma le ho studiate, in particolare Bitcoin, e dopo averle studiato considero Bitcoin un progetto, un esperimento,
ma un progetto serio e quindi meritevole di attenzione sia a livello sociale ma anche a livello di investimento nel lungo termine da valutare, visto appunto le sue potenzialità chiaramente paragonate e proporzionate ai rischi che ci sono. Noi adesso abbiamo parlato di Bitcoin, però sia Bitcoin che qualsiasi altra asset class più conosciuta dove la gente investe più spesso, secondo te adesso è comunque un buon momento per investire? Dove sarebbe buono investire i propri soldi adesso? Allora, tu hai usato la parola investire e quindi in questo caso mi viene in mente proprio il concetto di lungo periodo, quindi l'investitore io lo vedo come un contadino che semina e poi dopo tanto tempo è disposto a vedere i frutti del suo investimento. È vero che siamo sui massimi e quindi investire sui massimi è un po' respingente. Abbiamo l'S&P 500 ai massimi, l'oro ai massimi, Bitcoin vicino ai massimi come tu ricordavi, e quindi è un momento ancora più difficile perché il rischio poi che ci sia un ritracciamento è alto e quindi da questo punto di vista è comprensibile. Però chi nella storia ha sempre cercato di aspettare il ritracciamento di turno, sempre in una logica di investimento e non di swing trading, certo, magari a volte è stato penalizzato perché il mercato è imprevedibile, non sappiamo lo scenario economico che ci sarà, perché se proseguirà l'attuale scenario di no landing, cioè di scampata recessione, non è escluso che i mercati possano chiudere anche questo 2024 addirittura su valori superiori a quelli attuali. Se invece ci sarà una recessione, ma questo ripeto al momento non possiamo vederlo, le obbligazioni andranno molto meglio rispetto ai valori attuali e le azioni dovranno necessariamente correggere. Ma asset rischiosi saranno un po' più penalizzati, sì, ovviamente in vista di una recessione. Sì, il problema è che non sappiamo soprattutto quando ci sarà, perché se un domani sicuramente ci sarà, però da un punto di vista di un investitore può, diciamo, pianificare anche in questo momento sui massimi delle strategie, un piano di accumulo, un asset allocation magari un po' più prudente rispetto a quando i mercati sono molto scesi come ottobre 2022. Però stare totalmente alla finestra nell'attesa di un ritracciamento a livello statistico non si è mai rivelata per un investitore di lungo periodo una buona strategia, perché il mercato può sempre continuare a salire se lo scenario macro accompagna. Grazie. Ultima domanda mi è venuta in mente: attualmente Bitcoin è ovviamente un asset molto rischioso, per il futuro vedi invece che potrebbe essere diverso in vista di una recessione? Bitcoin potrebbe salire oppure non so? Bitcoin difatti non ha mai vissuto una vera recessione, è nato nel 2009 proprio dopo la grande recessione, sì. In quel momento poi c'è stato il quantitative easing delle banche centrali che sostanzialmente continua di fatto anche adesso, anche se molto meno, ma la liquidità globale sui mercati continua in un modo o nell'altro a crescere, quindi Bitcoin ha sempre vissuto più o meno questi 15 anni in un terreno fertile. La tua domanda è giusta, perché alla fine se una vera recessione dovesse arrivare non sappiamo come reagirà Bitcoin. Però Bitcoin in questo momento possiamo definirlo molto volatile più che rischioso, nel senso che i rischi che il protocollo venga violato, che a livello fondamentale accada qualcosa che proprio vada a rovinare i fondamentali di questo progetto, sono via via più bassi nel tempo, mentre la volatilità, quella sì, quella c'è e c'è sempre da aspettarsela, anche perché Bitcoin, che vuole in parte emulare migliorandolo le caratteristiche dell'oro fisico, a differenza dell'oro fisico è in price discovery, ed essendo in price discovery promette potenziali rendimenti molto più elevati dell'oro fisico a fronte di una volatilità decisamente più elevata, e quindi chi investe in questo asset prima deve studiarlo, poi deve decidere bene quale asset allocation, con quale percentuale magari piccola nel portafoglio inserirlo, e poi deve comunque essere disposto ad assorbire dei drawdown legati sia al discorso eventualmente di reazione negativa alla recessione, sì, ma proprio legati al fatto che è in price discovery e questa scoperta di prezzo comporterà ancora delle bolle speculative e degli strappi nel lungo periodo. Quindi capite bene cosa volete fare. Se volete fare trading dovete ovviamente capire quando è il momento giusto per comprare, quale per vendere e quando eventualmente rientrare nella posizione. Ma se volete investire sappiate che aspettare sempre il momento giusto e investire tutto in una botta potrebbe farvi perdere molte opportunità. Adesso, come l'altra volta, ho tenuto mio zio Marco Casario per ultimo, anche perché per riuscire a trovare 2 minuti per intervistare
acquistarlo ho dovuto aspettare un'ora dato che era letteralmente accerchiato. Comunque è normale considerando che è uno dei massimi divulgatori finanziari su YouTube e ormai è mio mentore di investimenti e di vita. L'ultima volta credo che ti avevo detto portafoglio 60-40, giusto? Sì. Vero? Era il momento giusto per costruire, perché tra l'altro ci aspettiamo che le obbligazioni possono, a differenza dell'ultima decade, darci un po' di soddisfazioni per quei portafogli. Ti dico che rimane valido dal punto di vista del lungo termine. Se vogliamo ragionare un pochino sul breve termine, io in questo momento starei attento a dire che i mercati sono troppo caldi, cioè nel senso che forse c'è ancora spazio per prendere ancora posizioni e prendere ancora profitti, soprattutto perché i mercati una cosa ci hanno dimostrato: questi mercati devi sparare le gambe per fermarli. Sì. E quindi è come se qualsiasi notizia arrivi, qualsiasi politica monetaria arrivi, alla fine se la rigirano gli va bene, quindi vuol dire che gli serve un messaggio forte per essere stroncati, per essere fermati, e ad oggi nessuno vuole farlo. Quest'anno ci sono le elezioni, nessuno vuole fare un crollo sotto le elezioni, nessuno vuole, politica monetaria della banca centrale, tagliare quando siamo sotto le elezioni perché verrebbero additati politicamente, stiamo aiutando i democratici, non va bene. E quindi ti dico, è come se davanti sembra che ci abbiamo quasi un'autostrada ancora. Stiamo correndo, però non c'è una fine, diciamo. Sì, dicevamo, se fosse un grande pranzo di Natale, probabilmente stiamo al primo, quindi siamo già sazi, però c'è ancora da mangiare il secondo primo, il terzo primo, il primo secondo e così via, no? E quindi bisogna però farlo in maniera razionale e sapere dove andare, perché ci saranno dei settori che performeranno di più. Oggi lo dicevo, siamo in un rimbalzo ciclico e quindi tutto quello che è pro ciclico, che tende ad andare bene in un rimbalzo di quel tipo, può continuare a performare. Vai, quindi, qualche chicca, qualche settore? Allora, sì, possiamo sicuramente prestare attenzione a ciclici, growth, quindi aziende di crescita, SPHB, cioè high beta, tutto quello che tende a sovraperformare il mercato di riferimento. Quella parte lì può darci ancora possibilità. Un occhio ai metalli industriali, perché se siamo veramente in un rimbalzo ciclico si alza la domanda dei metalli industriali. Argento, e l'abbiamo visto, rame, petrolio, palladio, queste materie prime. E l'obbligazionario ancora può dare soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista speculativo. Mm-hmm. Cioè prendere qualcosa che con i tagli dei tassi poi aumenterà di prezzo, quindi fare capital gain su quello. Ok, per quanto riguarda cripto invece? In quest'ottica in cui c'è grande euforia, c'è grande ottimismo, gli investitori stanno spostati sulla parte destra della curva del rischio, quindi stanno mettendo e investendo soldi sul rischio, Bitcoin e le cripto non fanno differenza. Non fanno assolutamente differenza da un equities, un settore come le equities, che è anche quella ad alto rischio e che sta andando bene. Mm-hmm. Quindi io ho comprato al ritracciamento di Bitcoin dopo i massimi per il mio portafoglio rotazionale, ho ricomprato, quindi avevo scaricato quando era arrivato sopra. Okay. E è sceso e ho ricomprato, e quindi continuerò a fare per il breve termine, continuerò a fare un buy the dip. Hai capito? Ti ho sorpreso questa cosa. Sì, un po' sì, devo dire, un po' sì. Carissimi investitori, come potete vedere l'evento è finito. Io spero che i contenuti che vi ho mostrato vi possano essere d'aiuto, perché comunque abbiamo parlato con gente che ha detto cose per niente scontate. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, vi aspetto nei commenti, ci vediamo in un prossimo video. O anche, cioè, anche i precedenti, cioè, adesso ci sono dei video, cliccateli. Però ci vediamo sia nei commenti che negli altri video. Ciao.